Ecco Marta. Signore. Signore. Se tu fossi stato qui, mio fratello sarebbe ancora vivo. Ma io so che qualunque cosa tu chieda a Dio, Dio te la concederà. Perché io so che tu sei il Cristo, che tu sei il figlio di Dio, colui che è venuto sulla terra a portarci la vita. Dove l'avete sepolto? Vieni e vedrai. Signore, signore. Oh, signore, quanto ho pregato perché tu venissi. Solo tu potevi salvare Lazzaro dalla morte. Aprite il sepolcro. Ma ero già da 3 giorni. Il suo corpo sarà in decomposizione. Aprite il sepolcro. Della terra si sono dischiusi davanti a me. I popoli del passato hanno ghermito la mia vita. Ma tu mi hai strappato alle tenebre, Signore, mio Dio. Lazzaro! Vieni fuori! Fede in me. Non morirà mai. E vivrà in eterno. Oh.
sei tu? È sua madre. Qui non passa nessuno. Ma è sua madre. E tu chi sei? Ti prego. Sono una della famiglia. È la verità? Sì. È una della famiglia. Vai allora. Questa è tua madre. Madre. Questo è tuo figlio. Oh!
Ehi, ferme! Chi siete? Dove andate? Siamo della famiglia di Gesù di Nazareth, che giace qui. Che cosa volete? Entrare nella tomba. Perché? Per ungere il corpo. E per avvolgerlo nel lino. Per lasciare erbe e aromi. Da noi si usa così. Perché non l'avete fatto quando l'avete seppellito? Era sabato. Non c'era niente da comprare. Tu che ne pensi? Secondo me non c'è niente di male. Ma per rimuovere quella pietra ci vorrebbe un esercito. Andiamo. Ehi, Galba, su, muoviti. Vieni con noi. Marco, tu guarda il ponte. Avanti. Non vedo l'ora di tornare a Roma. E questi ebrei. Dove andate? Perché cercate fra i morti colui che è vivo? Gesù non è qui.